No, non aspettare che io ritorni accanto a te. E vale la pena di vivere un po', rigira e rigira, è meglio così. Per me è bello restare lontano da te. Luisa. No, Giorgino. Sì, ti prego, lasciami. Beh, un bacetto. Abbiamo appena mangiato, Luisa. Anche male. Ma che male, Luisa. E poi a quest'ora non voglio. Vieni qua. Lasciami leggere. Uffa. Giorgino, vieni a sederti vicino alla tua mogliettina, invece di girare come un animo in pena. Leggi anche tu. Sì, leggo. Mica la stessa cosa. D'aglioni della Norvegia è scesa la vichinga, cercava un po' di sole, invece ha trovato l'amore. Dalla Scandinavia è arrivata la vichinga, alta, bionda, con gli occhi verdi e
chiamò i discepoli e disse: calmo, ancora due pagine. L'ora buia o splendente dal tempo vuoto deduceva il nome del dolore fine. È proprio bravo questo Gadda. Dovresti leggerlo, Giorgino. Scusa, mammina, scusa, adesso non posso, chiamami più tardi. Cosa? E lasciami un momento che sto parlando con la mamma. Sì, è qui con me, sì. Sì, mammina, è domenica, ma non c'è la partita. Cosa? È morta. Si è buttata dal terrazzino. Beh, mammina mia, ma io me l'aspettavo e non poteva passare tutta la sua vita su quel terrazzino. La tartaruga di mia sorella si è buttata dal terrazzino. Sì, sì, mammina, sì, dimmi, ti ascolto. Sì, ma riassumi, per favore, mammina. Hai pianto tutta la notte. E perché? Hai pianto di vergogna. Ma che cosa è successo, mammina? Giorgio, che cosa ti ha fatto, Giorgio? Le hai raccontato una barzelletta sporca. Io? Ma no, mammina, lascia che ti spieghi. Ma insomma, mamma, mi lasci parlare. Ma mammina, scusa, vai, cerca di fare mente locale un momentino. Tu eri seduta a guardare la televisione, vero? Io ero in cucina a preparare il caffè. Poi mi sono chinata a prendere le tazzine e in quel momento è entrato Giorgio. E vedendomi così, mi avrà dato uno schiaffetto. Beh, mammina, al massimo mi avrà abbracciata, scusa. Ma sì, tutto al più mi avrà dato un bacio. Ma da dove ci hai visti? Ma no, mamma, ti sbagli, ti giuro che ti sbagli. Ma insomma, ti pare che facciamo quelle cose in cucina? E in casa tua, poi? È offesissima, ci vuoi parlare tu? Ma santo cielo, scusa, mamma, in fondo è mio marito, no? Pensi che l'abbia fatto per sfregio verso di te? Ah no, senti mamma, adesso sono io che dovrei offendermi. No, questo non lo devi dire. Ha avuto sempre la massima stima e rispetto per te. Ti ha chiamata Iena Ridens? Ma l'avrà detto per scherzo. Ma come, non ti vuole bene mamma? Ma se mi dice sempre perché la mamma non viene a trovarci un po' più spesso? Solo che non vuole perdere la sua intimità. In fondo è appena un anno che siamo sposati. Ma anche tu certe cose le dovresti capire, Vianney. Vorresti venire ad abitare più vicino a noi? E dove? Oh. Nell'appartamento qui di fronte. Ma l'hanno riaffittato, mammina, non te l'ho detto? Ma una certa Armenia, una ragazza, non so, mi pare di Ferrara. No, è l'amica di un industriale di Lugano.
Ma no che non se ne vai, è appena arrivata. Beh, ciao mamma. Sì, ciao. Ciao mammina. Va bene, ciao. Origano. Olio crudo. E uno spicchio d'aglio anche. Ma mamma, l'aglio ci vuole, proprio perché è in bianco ci vuole. Sì, Giacinta è tornata dal Brasile, mi ha portato un avogado. Oh, no, mamma, non un avocado, un avogado, è un frutto tropicale buonissimo. Pensa che in Amazzonia ci sono dei fiumi larghi 2000 chilometri. Porca miseria. Beh, 200, 2000, adesso non ricordo bene. Cosa, mamma? Oh! No, niente, Giorgino che è un po' nervoso, non so cosa abbia oggi. Ah, poi ci sono anche dei cavalli anfibi che vivono sott'acqua. Vai. Sì, 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 cavalli anfibi che vivono sott'acqua, perché Giacinta c'è stata in Brasile e tu no. No, niente, parlavo con Giorgio che faceva una faccia come se avessi detto chissà quale enormità. Ma no, mammina, ti giuro. Mamma, senti, io sono entrata in cucina. Mi sono chinata per prendere le tazzine e in quel momento è entrato Giorgio. Ma certo che non pensa solo a quello, ci vogliamo bene. Mamma, io gli ho creato un nido e in questo nido lui ci sta bene. Non esce nemmeno più di casa. Parliamo di tante cose, di un tramonto, di un albero, di un libro. Posso parlargli anche delle ore e lui non si annoia mai. Io parlo e lui mi guarda con quei suoi occhioni da cucciolone buono. Non va in chiesa? Stamattina l'ho parlato a messa con me ed è rimasto fin quasi all'elevazione. Ma figurati, mammina, se Giorgio non era contento che veniva ad abitare qui di fronte. Ma oltretutto quell'Armenia, guarda, è di una tale volgarità. Ma sì... Una cavallona con certi fianchi, un sedere, delle gambacce che non ti dico. Devo stare attenta. Attenta a che cosa? Oh, non è certo il tipo di donna che piace a Giorgio. Ma perché? Perché è una donna volgare. E se c'è una cosa che lui odia è proprio la volgarità. Beh, non è che Giorgio prima del matrimonio abbia avuto tante esperienze. In un certo senso era un tontolone. Andava nelle case di tolleranza. Ma che te l'ha detto? Oh, ma ci sarà andato così, per curiosità, per studio. Lo sai che lui si è sempre interessato ai problemi di quelle disgraziate? No, non abbiamo gli operai in casa. Ti dico, mammina, è un altro uomo. Sai, ha quasi smesso di fumare. Gli do soltanto 3 sigarette al giorno, pensa. Come faccio? Quando vuol fumare gli chiedo, vuoi sigaretta o vuoi bacino? Lui dice bacino, quasi sempre, insomma. Dove nascondo le sigarette? Nel carillon, così quando le prende lo sento. Sì, mi ha telefonato ieri. No, non vanno molto d'accordo. Anzi, mi ha detto che sono sul punto di separarsi. Ah, sì? Sì, sì, dimmi. Dici? Beh, sai, intanto la differenza sociale. E poi lei, prima del matrimonio, non è che ha fatto una vita da santa. Sì, sì, mammina, sì. E come? No, Giorgio non la difende, per carità. Beh, lui da questo punto di vista può considerarsi fortunato. Senti, mamma, io sarò anche un'ingenua, ma il fatto che quando mi ha sposata Giorgio mi ha trovata intatta ha la sua importanza. Oddio, non è che Giorgio stia tutto il giorno lì a ringraziarmi, anzi dice me ne frego, però io so che intimamente ne è contento, capisci? Beh, mamma, adesso bisogna che ti lasci perché ho paura che Giorgio si spazientisca. Vai, Giorgino, vai, vengo subito. Va bene. Ciao, mammina, ciao. Sì, appena so di un appartamento sfitto ti avverto. Ma te l'ho detto, è una ragazza di Ferrara. Niente, fai bagni di sole sul terrazzo. No, mamma, Giorgio ancora non l'ha vista. Lui sta tutta la settimana in ufficio, sennò figurati, avrebbe già scritto una lettera al condominio. Sai quella palazzina in costruzione qui vicino? Beh, l'impresa ha protestato perché gli operai non lavoravano più. No, ma che sciopero, mamma. Stavano sempre arrampicati sulla gru a godersi lo spettacolo. Pensa che ha detto al portiere, quel povero vecchietto, ho le cosce così grosse e sode che non posso nemmeno andare in bicicletta. Sì, 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 è proprio un ninfomane, sì. Vuoi sentire l'ultima? Ieri è andato da lei uno a vendere dei libri. Sai quello che mi ha venduto la cognizione del dolore di Gadda? Beh, lei lo riceve in vestaglia. Ma no, non la moglie di Gadda, mammina, questa ragazza di Ferrara. E dice che caldo che fa, che caldo che fa. Allora lui le dice, beh, si metta in libertà. Lei senza dire né A né B si toglie la vestaglia. Ma cosa vuoi che avesse sotto? Era completamente nuda. Salutami Giuliana. Ah, ti vengono a prendere loro. Oh, che bravi. Alla 1500. Ma nuova o usata?
Mamma, se mio cognato si è presa la 1500 per mettere Giorgio in inferiorità, si sbaglia, perché io me ne frego, Giorgio anche. No, no, è che si è sempre rosa il fegato. E mia sorella tu la conosci, no? Ma lasciamo perdere. Mamma, mi lasci parlare? Ma porco cane, mamma! Però la TV te l'ha regalata a Giorgio, eh? Ma no, non per inchiodarti in casa. Ma no, mamma, tanto l'avrei saputo lo stesso. Perché quando viene qui monsignore, mi racconta tutto, che mio cognato va al paese a sparlare di Giorgio, che lui qui, che lui là. Eh sì, tutto questo per metterlo in stato di inferiorità, eh. Mamma, ma se a Giorgio un giorno gli girano le scatole, gli rompe la testa anche se lui è alto 1,90 m, capito? No, no, mamma, noi non siamo invidiosi, noi mangiamo tutti i giorni, non saltiamo i pasti per farci vedere i 1500. No. Piuttosto, bambina, che pensassero alla bambina, che è un po' anemica, poverina, le comprassero un filetto di più che quando viene qui mi vuota il frigider. Ma no, non sono cattiva, che cattiva. Ecco, adesso ci risiamo col discorso del nipotino, ma quando dovrà venire verrà, santo cielo, non è certo per colpa di Giorgio. Beh, se vuoi saperlo, da quella parte non c'è proprio niente da dire. Lui il suo dovere lo fa, poverino, l'ha sempre fatto. E come lo fa, mammina mia? Invece di impicciarsi tanto degli affari degli altri, ma che si impicciassero delle corna loro? Beh, si dice così per dire, insomma. E digli che nella nostra famiglia al manicomio non abbiamo nessuno. E monsignore gliel'aveva detta mia sorella prima di sposarsi. E Giorgino mio, per piacere, non sono mica una cavalla che mi spingi così. No, no, non sono arrabbiata. È che certe sbruffonate mi danno fastidio. Ma che vuoi fare? Gli amici si scelgono, i parenti si subiscono. Ma no, no, non sono offesa. Tu sei offesa? Ma sì, mammina, lo sento dalla voce che sei offesa. Su, dimmi una parolina carina, mammina. Ecco, lo vedi che sei offesa, mamma? Beh, ciao, mamma, ciao, ciao. Oggi, riso all'inglese, verdura cotta e crema caramella. Oh, niente pinte, lo sai che deve mangiare in bianco. Le tendine? Sono venute benissimo, sì. E tende di canapa e mezze tendine di raio. No, 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 senza capriccio. Desidera? Signorina, interessano libri? Si accomodi. Sono io che sento caldo o è caldo davvero? No, no, è proprio caldo, non faccia complimenti. Si metta pure in libertà. No, non aspettare più. Mi sono chinata per prendere le tazzine. E in quel momento è entrato Giorgio. No! Nicholson. And after you came to Ponte Flaminio. Ponte Flaminio, yes. Stand. Nicholson. And then you find here Nicholson. Corso Francia. And then you came to Via Cassia. Via no, ma guardi che per la Cassia è sbagliato, non si può mica dire. Prego. Nicholson. And when you arrive here,
You'll see cartello Firenze. No, no, ma guardi che per Firenze conviene prendere l'autostrada. Che cosa vuole? Nicholson. Sta aspettando lì dietro, prego. Excuse me. Nicholson? Sì, tu autista? Sì. Ah, bene. Oh, scusi. Tu con macchina? Oi, se non me l'han fregata adesso. No, tu non macchina? Sì, sì, è lì fuori. Va bene. Eccola lì, bicolore, ultimo modello. Le piace? Bene. No, no, guido io so dove andare, eh? Prego. Io ho guida dove è tutto segnato. Quello. Quello? No, quello lì. Come si chiama? Non lo so, chiamalo. Ma cosa gli dico? Dici che io voglio conoscerlo. Perché non lo conosco? No. Ah, no, guardi, io queste cose non le faccio. Se lo chiami da sola, perché mi ha preso? I divertimenti se li cerchi da sola. Ma guardi quanto sei stupido. Oh, guarda lui, adesso va via. Io non capisco perché italiani pensano sempre a questo, solo a questo. Ma questo è genetica. Io studio scienza, non capisci? Davvero? Ma certo, andiamo. Adesso muscoli collo. Orecchio, no, mi dispiace, no. Adesso io. Interessano quelle? No. Scusi, ci sarebbe una signorina qui, una straniera, che sta facendo ricerche scientifiche. E lei che mi frega? Ma guardi che si tratta soltanto di andare lì a parlarci un momentino. Nient'altro, ci vada. Chi è qua, raggia lì? Cosa dice? No, è quella laggiù con la giacca bianca. Ah, sì, quella. Sentiamo un po' che ricerca. Da quando ho visto te, tutto è cambiato. Facciamola bere, che se queste straniere non si fanno bere, non si combina niente. Già, ha ragione. Permette, strani. Zamperini. Vivi per me, perché io so che tu vivi per me. Che ti piace orecchia? Bevi, Ulla. Stupido io. Io non devo bere. Mai alcohol. Sempre latte, eh? E adesso, signori, facciamo un piccolo test, eh? Che cosa? Test? Sì. Che? Allora, io faccio con questi una paletta così. Nel mezzo metto la cenere.
Adesso c'è bisogno di fare uscire la cenere dalla paletta spostando solamente due stuzzicadenti e dovete rifare la paletta lasciando cenere fuori, con due mosse sole. Dai, Ulla, non è meglio che andiamo a ballare? Io non sono qui per ballare, sono qui per fare un esperimento molto serio, No, così è sbagliato, Perché? Sì, è sbagliato. Sono tre, tre e tre. Come? Guardi, uno, due e tre. Devono essere due invece, no? Ma tu non provi? A me gli stecchini mi piacciono solo negli invertini. Ma come, lei che è ingegnere non sa fare questo giochetto? E chi le ha detto che sono ingegnere? Ulla, non siamo mica venuti qui a fare questo giochetto impossibile. Dai, su, bevi. È molto possibile. Solamente voi non avete la testa. La testa? Lasciamo sia la testa. Aspettate, che forse ho capito, lasciate fare a me. Ma non avete capito questo? Allora, ancora 20 secondi? Signorina, ecco il resto. Grazie. Allora, io ripeto, fatto attenzione. Questa è una paletta. Bisogna fare uscire la cenere dalla paletta, senza toccare la cenere. Movimento due sole stuzzicadenti. Due sole, Capito adesso? Uno e due. Ma chi te l'ha detto di farlo a te? Ma perché tu non rimani con tua macchina? Perché mi rovina tutto tu? Non si arrabbi così, non ho mica fatto niente di male. Ma fuori la tua macchina adesso, vai! E voi nessuno è bravo. Nemmeno uno, nessuno. Guarda la grandissimo piedone. Pensi un po' come le piacerebbe il resto. Chi ha messo le piedone? Boh, sarà roba dei romani. Ah. Tu come si chiami? Io? Valerio. Io molto arrabbiato con te, Valerio. Scusa. No, scusi lei, si è fatto male. Sì, tu hai fatto male, perché questa è una cosa molto seria. Non era gioca, era test. Altri lo dovevano fare, ma altri non hanno testa. Tu invece hai testa. Uffa, fa molto caldo. Io credo ho bevuto troppo vino, molto vino. Valerio, vedo due pedoni. Niente di grave, sarà l'effetto del vino. Valerio? Dica, dica. Tu canta? Cosa? Ma tu italiano, tu canta, no? Oh, sole mio! Allora tu canta. Oh, sole mio? Sì. Ma neanche se mi sparo, non so mica di laggiù io. Valerio, se tu canta, io ti do un bacio. A me? Sì, e anche una dopo quando ho finito un cantare. Canto, canto? Sì. Ma dopo me lo dà un bacio vero? Sì. Parola? Sì. Cosa devo cantare? Ma che viene in testa tua, come vuoi? Ancora. Stop. Posso fare da solo? Oh. No. Piano. Pianino. Ecco, però vai a scendere in culone. Sento caldo. E io no. Caldissimo. Oh, tanto caldo. Ma cosa fa? Si sposa? Ti piace il latte? Vieni, vieni. Abbracciami. Porca paletta, come sei bella.
Lo so. E tu sei tanto simpatico. Grazie. Mi sono divertita molto stasera. Veramente molto. Porca boia, ma io ti posso far divertire ancora. Tu sei un tesoro. Ma che tesoro, io sono un mandrillo. Oh, no, 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 vai via, sto. Ma io non volevo mica far niente di male. Lo so. Non lo so. Lo so, vieni qui. Tu volevi venire a letto con me, no? L'ha capito, eh? Ma non puoi. Perché no, scusi? Non mi voglio sposare. Se è per questo, io non ho mica intenzione di sposarla. Anzi. No, voglio andare con maschio italiano perfetto, eh? Tu non sei perfetto, lo sai? Tu non sei perfetto. No. Io voglio un bambino che poi mi porta a casa dove ho mio lavoro, mia libertà e niente marito. Allora voglio per suo padre un maschio latino perfetto, capisci? Ora ti faccio vedere. Ecco, qui, vedi? È tutto scritto qui, è tutto spiegato. Io ho studiato il trattato di genetica molto. Vedi? Uomo, uomo. Uomo virile deve avere gambe più lungo della coscia. E tu non ce l'hai. Poi, i muscoli del collo molto forti. Fortissima, veramente. No, 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 tu non ce l'hai. La testa lunga. E non ce l'hai. Orecchio perfetto. E tu no. Ma sai che è difficile trovare queste in un uomo? Una alla coscia, una all'altro all'orecchio e poi il terzo il collo, ma tutto insieme, orecchio, collo e coscio. Non si trova proprio. Non si trova. Poi nessuno c'è la testa, nessuno. Tu invece hai la testa. Adesso va via. Oh, mi manda via? Sì. Bravo, va via. Però è cattiva, eh? No, va via. Devo proprio andare? Sì. Vabbè, allora me ne vado. Ciao, ci vediamo domani, eh? Sì, domani. Valerio, ciao. No, 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 va via. Ecco, bravo, ciao. Ciao, bravo, va via, va via. Questo cos'è? Che cos'è questo? Per lei. Sono per me? Ma chi ti ha detto fare questo? Mamma mia. Non devi fare questo, porta in camera mio. Io non devo fare questo, io non devo bere vino. Non è bene per me, molto male. Vieni, no? Andiamo. Valerio, io ti capisco. Tu pensi quando io ho bevuto troppo vino che io scherzo, ma io non scherzo. Io voglio trovare uomo maschio perfetto e sul serio. Allora lei è proprio matta. Tu è matto e tutti gli altri donne sono matti. Io no. Lavoro grande magazzino e guadagno i miei soldi. E non voglio amore, non voglio marito, non voglio sentimenti. Tu invece ti voglio molto bene, ma sei sbagliato e sei brutto, eh? Allora, aiutami a trovare un uomo perfetto. Vuoi? Ferma, ferma, ferma! Cosa fai, stupido? Scendo giù. Lo sa cosa ci dico? Che io il ruffiano non lo faccio e il maschione se lo cerca da sola. Addio. Ma io ho pagato macchina con autista! Un autista, non con il paraninfo! Valerio! Vieni qui, stupido! Valerio! Vieni qui!
signorina che ha perso il cane. No, 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 no. L'autista di mia è scappato così. Stupido. Il suo autista? E qual è? Qual è laggiù? Il piccoletto. Vuole che lo raggiungo, lo rincorro. No, no, non corre. No, grazie. No, no, grazie, sta bene. E adesso come fa? No, non so. Beh, approfitti pure da me, le farò io da autista, ma con la mia macchina. Ah, grazie mille. Si immagini, è un piacere. Allora mi vado a prendere la roba? Prego, prego. Grazie. Vuole una mano? Sì, me la prende lei, prego. Si immagini. Grazie. L'hai matto due volte! Ma cosa fa adesso? Mi lascia la macchina in mezzo alla strada? Tu mi hai lasciato in mezzo alla strada? Ma adesso sono tornato, avanti, andiamo. Tu è stupido, tu non interessanti. Adesso ho trovato il signore molto gentile. Grazie. Tu adesso vai in macchina dietro a noi. Ciao. Con quel caretto credo che sia una cosa un po' difficile. Guardi che quella è una signora macchina. E lei, vedi? Mi dispiace di dirgli. Non si impressioni, signori, il mio pugno stende, ma non uccide. Diciannove, venti, ventuno. Ventinove, trenta. Bene, basta. E adesso ti vieni a misurare. Vieni, per l'altezza. 1,87. Io devo vedere. Pensi che vado bene? Ancora non so. Senti, po', ma sto premio, ma voi dite che si tratta? Ma sto premio? No, ti devo domandare una cosa molto seria prima. E di. Tu farai figlio con me? Ma no, sta tranquilla che non c'è nessun pericolo. No, no, dico, tu darai figlio a me. Ma no, non c'è nessun pericolo, io svigolo. Allora non va bene. Come sarebbe a dire che non vado bene? Vado benissimo. Perché non capisci? Tu va molto bene per te, ma non capisci. Io voglio figlio da te. Oh, ma che mi vuoi incastrare? È tutta la vita che scappo. Non mi faccio incastrare da te, amata. Ma io non ti voglio sposare, non ti amo. Ma allora che vuoi? Voglio un figlio e voglio mia libertà. Senti, tu vieni da notaio con me e firmo una carta che dice figlio tutto mio. E poi io firmo una carta che non vorrei mai più niente da te. Tutto tuo. Ma che firma e firma? Firma per me come una parolaccia. Non ho mai firmato manco la lettera a mia madre. Allora quanto vuoi? Ma perché fa? Per mi dare un figlio, Io pago. La disgraziata cattura, ma che paghi? Io te do due scarassoni, sa. Allora, io non piaccio a te? Ma sì che mi piaci, come mi piaci? Per piacere mi piaci, non l'hai capita? Allora, non mi vuoi? Ma sì che te voglio. Allora, vieni da notaio con me. Ma famolo senza notaio. Famo con notaio. Ma famolo senza. Buonasera. Intanto, se volete leggere. Grazie. Dottor. Dica. Mi dica la verità, le sembra giusto? Per me no, in fondo è come vendo un fio. Lei dirà, il fio non c'è, ma se poi arriva, lei dirà, allora non firmi. Tutto giusto, ma se non firmo che me perdo? Mi dia un consiglio. Lei che farebbe al posto mio? Firmerebbe o no? Firmerei. Allora firmo. Sei contenta? Facciamo questo figlio. Non qui, per favore. Ebbe, tutto finito, eh? Dale a me. Allora, grazie per tutto. Prego.
E tanto io devo restare al suo servizio fino a mezzanotte. Oh, ma io non esco stasera, io sto dentro. Tu sei libero, puoi fare tutto quello che vuoi. Addio, Valerio. Buonasera. Aspetta, non ti ho dato ancora i soldi. Vieni con me, eh? Tu hai fidanzata? No. Sì, ma cosa gliene importa? E domani cosa fai? Domani? Domani accompagno dei francesi a Tivoli. Ah, oh, Tivoli. Io non sono mai stata a Tivoli. Anche io vorrei andare a Tivoli una volta. Però non sono mai stata in nessun posto adesso. Bene, così impara. Cosa? Niente. Io ho fretta, fra un'ora massimo viene. Io devo tutto preparare. Ecco. Valerio, i soldi per il noleggio per tua auto. Ecco. E questa è per te. Non li voglio. Ma perché non li vuoi? Che io do mancia a te è cosa normale. Io non me ne vado mica domani, sai? Dopo che sono andato con Massimo, stop. Eh? E poi ti telefono. E poi usciamo, andiamo a Tivoli, andiamo a cena, andiamo tutti i posti che vuoi. D'accordo con me? Però dopo. Dopo che cosa? E dopo che ho andato con Massimo. Ah! Italiano cretino sentimentale. Cosa aspetta tu? Cosa aspetta tu? Suonatore di mandolino. E forse anche poco pulito. Pronto? Il mio avvocato? Lo faccio salire. È permesso? Scendo? Ma che è st'albergo? Una nave spaziale? Ma dove stai? Ulla? L'avvocato! Mamma mia! Cos'è questo? Champagne. Non va bene champagne. Niente alcol. Molto pericoloso. Devi essere disteso e calmo. E anche la luce calma. Ora tu fai tutto quello io voglio. Sì, sì, tutto, tutto. Bene. Bella! Ferma! Buona! Basta! Ti amo! Stop! Ti amo! Stupido! Ma tu stupido! Tu non ti devi eccitare! E vabbè. Non fare modo napoletano, prego. Ma è anche un modo romano, è universale. Tu devi essere calmo. Anche musica calma. Ma che è un disco rotto? Questo sistema, io ho studiato il sistema. Io so tutto. Tu fai come io dico, tu obbedire, eh? Ti ho messo profumo? Ti piace? Perché tu hai messo profumo? Beh... Rovina tutto. Hello? Valerio? Io ho già spiegato tutto. Non voglio ripetere. Stai straniero. Ma che fai tu là? No, no, vai via. No, non puoi. No, Valerio, vai via. Chi è l'autista? Ma che vuoi, un altro cazzotto? Tu rovinata tutto, champagne, profumo, io troppo nervosa. Non so posso fare quelle cose oggi. Tu sei troppo nervoso anche. Forse domani, oggi non so. Domani? No, 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 io non sono nervoso per niente, sai. Forse sarà sta musica, ma non è che sono nervoso, sai. Sai com'è, sono un po' emozionato. E la macchina, se il motore è freddo, non parte. E chi è questo, tedesco? Ah, vigliacchina. Ti piace la pornografia francese, eh? Questo non è pornografia. È un trattato per avere un bambino maschio perfetto. Ma guarda un po', io credevo che bastava andare là e si faceva un bambino. Oh, ma guarda un po', c'è pure un sistema, sti tedeschi. Ulla, ma io c'ho un sistema brevettato che non sbaglia mai. E via qua, bambola mia, via qua. Fermo. Ulla, e via. Ecco, bevi. Che? Buono. Fa bene? Oh. Cin cin. Ah, ma che?
Ma che sarebbe sta schifezza? Valerianna, molto bene per i nervi distende. Ma più disteso di così, via qua, la distendemos assieme. Io fare con te oggi solo... Sei tu molto stanco. Ma io sono stanco, sì, ma da aspettare. No, abbandonami un pochetto, Ulla. No. Fisicamente stanco. Un uomo fisicamente stanco fa i figli maschi. Sì, e allora stanchiamoci assieme, vieni qua. No, no, dai, vieni con su, me. E dammi vieni un bacio. Vieni con me. Ma dove? A bagno. Al bagno? Sì. Uh-huh. E andiamo. Oh, finalmente. Ecco, adesso ti metti giù qui. Va bene. No, che vabbè, ma che no, faccio? No, vieni qua. Fai come io dico, devo essere molto stanco. Ma no, ma tu sei matta, io mi stanco con te. Non come me, dopo, prima fare a stanchezza con questo. Ma no, perché? Vabbè, lo faccio. Però fino a quando? Io ti dico poi, io ti dico. Che faccio, conto? Uno, due, tre. Allo? Oh, io sono arrivato a 14, 15, 16, 17. E se lo vuol sapere, sono rimasto qua sotto anche per un altro motivo. Voglio chiedere scusa per lo smataflone. Smataflone, schiaffone, insomma, io sono romagnolo. Sì, è per questo che le telefono, le chiedo scusa. Ci ho ripensato, mi dispiace. Ci ripensi anche lei, Ulla. Ulla, a che cosa... a che punto siete? Ulla! Guarda che mi stanco troppo, eh! Perché... perché se sei ancora in tempo, prendi sulla tua roba e scappa. Se no sei una gran puttana, te di me. Scusami, Ulla, non volevo. Ulla, dai tesoro, vieni giù. Dai, vieni che ti insegno il romagnolo. Come ti diverti? Ti aspetto, Ulla. Pigliamo la macchina e via. Non dico di cosare, di metterti con me, ma... ma ne puoi trovare altri di ragazzi, intelligenti, con le gambe della lunghezza giusta. E simpatici, quello non è mica simpatico. Poi manesco, volgare. Fa che ti nasce un figlio così, che quando sei vecchio ti dà un fracco di botte. Dai, Ulla, pensaci. Vieni giù. Ma vacca boia, cos'hai paura? Che ti sposo, che ti porto in chiesa? Te lo giuro, lo sai, non ti sposerò mai. Mai! Ulla, so pronto. Ulla. Ullina. Vedi. Ullina. Ulla, dove ti sei nascosta? Ulletta, amore mio. Da mangiare tortellini al sugo. Sopporta tutta la vita, se causalmente te sei maritata, sei giovane, sei bella e delicata, che aspetti a conquista la libertà. Non t'abbio ca, datte da fa, noi stiamo qua, noi stiamo qua.
proprio, c'hai una casa, piatto di minestra, e ci si può bene. Ma che vuoi di più dalla vita, dico io, no? Ma che mi stanno a dire? Ma quello che conta è quello che uno sente, no? Piatto di minestra calda, scambiarsi due parole tra marito e moglie. Magari una parolina dolce ogni tanto. Chi è? Vuoi che ti dica? Io mi ammazzo. Turbati Ferri! Non ve ne andate! Che c'è qualche cosa da vendere? No, vi dovrei parlare. Che vuoi? Turbati Ferri, dato che ci ho avuto la fortuna che mi hanno messo sotto un'automobile, capito? Vi ricordate? Quando mi hanno tutto ricucito qua. E allora l'avvocato mio, con qua chiacchiera, è riuscito a farsi da 140.000 lire. E allora... E allora sì? Io mi sarei decisa. E avrei pensato a voi, che eravate tanto amico del vostro papà, Lo fate sto piacere? Che piacere? Ammazzatemi mio marito. Io? No, è andato addosso col camioncino. Capito? Lo mettete sotto, non me ne accorgete nemmeno. Ci vuole più a dirlo che a farlo. E sono 140.000 lire. È un bel malloppo. Non mi fa ste proposte che ciò le commelisce. Quello tutte le sere torna a casa lungo il canale, capito? Ubriaco. E dato sì che dietro la curva la strada è sempre scura. Non mi fa ste proposte, ciò le commelisce, te l'ho detto. Anche volendo, è pericoloso. Ma io ve ne do 40.000. Le caparre ve le comprate nuove le gomme, no? Così pure la macchina vi cresce di valore. Io ve le darebbe pure tutti. Pure tutti, ma è per fare cose regolari, non è per diffidenza. E so batti fe. Me vuoi far pensare? Allora che c'è poco ti sordi, me li magno. Salvato una vita umana, so batti fe. Fatto un'opera di misericordia. Non è perché mi mena. Ormai ci ho fatto il caldo. Non te va bene. Ma che bene, so batti fe. Quello non va bene niente a nessuno. Come se fosse già morto. Ma lo sapete che sono 2 anni che non ho contatti carnali. 2 anni, so batti fe. Ma io sono giovane. Sono pure coltivata. Io sono piena di vita. Oh, dammi queste 4 carte di capare, che te devo dire? Grazie, so batti fe. Grazie. E quando? Stasera, cotto e magnato. Dici, ma quando arriva sto quartino? Signore, prima non lo volete, mo lo volete. Ma che c'è, vede, stasera? Non ci sto a capire. Che c'è un brutto presentimento. Ma com'è che ne arriva ancora mio marito? Quello una volta o l'altra... Forse è andato sotto un treno. Ah, sei qui? Abbi rispetto, no? Che sono tanto preoccupata. Ma non lo vedi che c'ho il patema? Ma il patema di che? Quello beve. Lo sai che beve? Dietro la curva, la strada è scura. Che c'è? Niente c'è. Come si dice? Strada scura, disgrazia sicura. Come si dice? Giova, se continui a parlare di tuo marito io mi butto dalla finestra. Butto, teri che... Giova, io a casa c'ho un fiaschetto di cannerino buono, volevo andare. Sempre a cama e poi andiamo sotto come matti. E tu dove vai con sta mano? Scusa, ci ho fatto caso. Ci ho fatto caso io. Comunque, se sapessi quello che te farei, ci verresti a casa mia. Oddio, come sono preoccupata! Calli, st'imbriacona. Un momento che ti fermi all'osteria, incontri subito tua moglie. Cammina a casa. E se sta a mangiare tutti i soldi mia, sta brutta magnona. Calli, mo mi piace la crisi. E qua che hai fatto? Ma che hai apparecchiato solo per uno? Non c'ho fame. Allora hai sbagliato posto, io sto di qua. E come ti sbagli? Sempre la solita finestra. Pasta e fagioli, pasta e fagioli, pasta e fagioli.
E pensare a una creatura delicata come Giovanna in mano a quel selvatico. Io ci soffro. Dammene un altro, eh. Oh, ma che sei matto? Mi pare di Marlon Brando, mi pare. Sei bastato innamorato, eh? Beh, e che modo manni? Oh, te lo ricordi il vecchio Battiferi? Lo stracciarolo? Beh, stasera è finito col camioncino dentro al canale, dietro la curva. E com'è stato? Oh, è chiaro, vecchia, la patente bisognerebbe levargliela. Mi è arrivato addosso, sparato come un matto da mettermi sotto come un gallinaccio. Fortuna che io mi sono buttato di qua. Lui ha sterzato di là e si è infilato sott'acqua. Manca fatti gli schizzi. Ma è morto? Si è affogato? No, ma vedete come si è ridotto il camioncino. Aveva un canestro di cozze. Poraccio. E proprio oggi ci aveva messo i gomme nove, pensa un po'. Eh già. Poteva pure farne a meno. Si è scansato. Ha fatto un sarto che sembrava un gatto, sembrava. Io poi con l'agitazione non c'ho mica più 20 anni che c'ho i riflessi pronti. E così non mi è rimasto più nemmeno il camioncino. E io sono rimasta col marito. Sì. Sor Battifè, io c'avevo 140.000 lire e mo ce l'ho 100, capito? Tevanati disgraziati, appena degenza all'ospedale chi me la paga? Fatte conto che moro qui. No, io no. Non c'ho nessuno al mondo che viene a reclamare il cadavere mio. Questi mi portano all'obitorio, medaglielo. No, mi fate gricciare la pelle. Stamattina sono passati gli studenti, mi guardavano con certo occhi, dice, meno male, questo mo tagliamo. Ecco, queste sono altre 10 sacchi. Io li darebbe pure tutti, ma voi capite? Come faccio? Poi resto senza la lira. E chi mi ammazza mio Alfonso gratis? Ma un'altra volta cercate qualcuno che non trema, figlia mia. Un professionista, se no stai sempre da capo. Ma chi? Io con la vita che faccio non conosco nessuno. Aspetta che forse uno chi me lo ricordo. Chi lo può ammazzare? Chi? Per matricida. Mamma mia. E quello va bene, quello è tosto. Quello per 100.000 lire t'ammazza il marito e infierisce pure sul cadavere. Magari sono fatti te. Oddio, mi portano in camera portuaria. Ma io sto dicendo, 90.000 lire sono poche. Anino, vieni un po' qua. Senti un po' te. Ma è tutto quello che ho, capito? Non c'ho altro. La signora vorrebbe fare dopo pure, vero? Piacere, più avanti. Che fa? La signora vorrebbe che se per piacere, vero? Mi ammazzava il marito, ma... Pagando, naturalmente. Pagando, signora, una miseria, purtroppo. Non si può fare a quel prezzo. Ci saranno le spese d'organizzazione. Poi dovremo pure dividere. Signor, scusi la domanda, di quanto dispone? Adesso non c'ho manco più il coraggio di dirlo. Ogni volta che dico la cifra, a questo gli viene il delirio. Sarebbero... 90.000 lire. Eh? 90.000 lire! Non è tanto, ma non è manco niente. È poco, signore, è troppo poco. Eh sì, è poco! Ah, signore, beh, mo che fa? S'arrabbia. E venga qua, no? E ragioniamo. Oh, sono 90.000 lire. O ve le piate o me ne magno. Ma allora non ci senti? È poco, è troppo poco! Vabbè, ma se mettete sempre. Prima eravate due, mo siete diventati un esercito, siete diventati. Ma lo so io il personale che mi serve. Non vedi questa? Intanto bisogna portarcelo qui, no? Che c'è via da solo? Servirà un pretesto. E questo qui ce lo porta. Un altro lo butta da sotto e sono due. E uno appostato là giusto, tre. Oh, e allora questo che c'è sta a fare? Questo è mio cognato, è disoccupato. Bisogna far lavorare pure lui. Al vostro buon cuore, signore. E vabbè, famo lavorare pure tuo cognato. D'altra parte, lo che ha lavoretto ha curato. E si tratta da affoganomo qua dentro. Abbiamo studiato la cosa scientificamente e se vogliamo simulare la disgrazia bisogna buttarlo giù proprio da sto punto. Qui è pericolato, vedi? Così dopo fai pure causa al comune e te ci rifai le spese. Comune. Beh, dacci queste 90 carte e considera la cosa bella e fatta. Ecco, questa è la caparra. Ma che ce n'è? 20.000 lì? Non ci si rientra, manco a fare i sarti mortali. Ma cognato, ma io ti faccio lavorare, ringrazio il cielo, bacio per terra. Senti, no? Voi, a noi le mezze misure non ci piace. Se ci dassi i soldi ammazziamo tuo marito per lucro. E se ce n'è niente ammazziamo te per sfreccia. Ah, pupa, non perdiamo tempo. Ando stanno altre 70.000 lire. E che sono scema io? Che vengo con un capitale di 90.000 lire da quattro soggetti come voi. Io sono organizzata, sa. 20.000 lire subito e resto dopo per fatto. Regolatevi un po'. Mo' mi gioco un capitale di 90.000 lire così. Furba, e che sono scema. Che volemo fare? Dire che va bene. Allora siamo d'accordo.
Il resto ce l'ho da qui dopo il fatto. Oddio, se no, guarda, c'è da qua, ma signor, mica mi potete stare sempre a crocifige con vostro marito, io fo' rovinare. Ma io c'ho paura del canale, quello sempre embriaco, sbaglia il piede, che ce vuoi? Oddio, mamma. Non ti preoccupare. Che devo fare? Ma come ti preoccupare? Sono un quarto, so. L'erba cattiva non muore mai. Au. Au. Io mi sento male. C'ho le vampate, c'ho un cardo, sono tutta sudata. Io ce la faccio più resta qui con sto padema, no? E io gli vado incontro. Poraccia quanto sapia. Ma Giovanni, dove vai? C'ho da fare, sono preoccupata. Ti accompagno con la moto. Ma là se mi perdo, adesso di che sono preoccupata, che fa? Lo turco, non capito. Io soffro. Di qua, è l'ora che ti stavo aspettando. Tutto fatto, tutto. Tutto fatto? Sì. Oh, mamma mia, sono vedova. No, hanno avvocato la grana. Sì, ecco, aspetta. No, dovrei constatare. Vuoi vedere il cadavere? Andiamo su sbrigare, che c'hai paura? Andiamo sbrigare, che se dobbiamo sbagliare, andiamo. E là? Dov'è? Là? Là, sì. Dietro la macchina? Dov'è? Ecco, sta in mezzo ai cani. Dov'è? Dov'è? Ma che sei diventata cieca, ecco. Non lo voglio vedere, c'è paura. No. Oddio, mamma! L'hai visto? È gonfio come una palla. Capirei, gli avevamo fatto bere mezzo canale. Oddio! Mamma! Oddio, mamma mia! Io ho fatto bere tutto il canale, gli ho fatto bere tutto il canale. Oddio, mamma mia! Era gonfio come la palla! L'ho visto con l'occhio mio! Si è bevuto mezzo canale! Non mi posso rassegnare! Voglio morire! Sono un'orfana senza madre, senza madre! Sono rimasta solo e senza appoggio! Portatemi a casa! Voglio morire nel letto mio! Nel letto mio vicino a Alfonso! Alfonso mio, dove sei? Alfonso mio, dove sei? Che non te rivedrò più, che non ci sei più, che lo so che non ci sei più! Alfonso mio, state per te! C'è un sistema, guarda! Oddio! Oddio, moro! Moro! Sono tutto lì davanti! Lì davanti, Alfonso! Lo rivedrò! Ma che stai a fare? Ma che sei là? Lo rivedrò! Chi è? E chi adesso? Su Alfonso, ma che lo riconosci? È tuo marito! No! Giovanna! Angela, mi vuoi bene? Ma che beato te che c'è tempo a pensare a ste cose. Allora perché mi stringi? Per non cascà. Ah sì? Yeah! Arrangi la porta, no! Che volavo! Bono! Aspettami qui, vedrete. Oh, ma che avete fatto ieri sera? Eh? Oh! Ma che avete fatto ieri sera? Ma chi è questa? La conoscete? Io no, e voi la conoscete? Ma io... Oh, dico, ma... Ce lo faresti il piacere di dirci che vuoi? Alzate in piedi quando parli con una signora. Sarai una signora, ma io non te conosco, io non t'ho mai visto, ma chi sei? Non m'hai mai visto. Au! Allora è complotto. Ma come, io vi ho dato la fiducia mia, vi ho dato i soldi, ma avete pure fatto costare il cadavere. Ma chi era quel fiammo della nonna che faceva il cadavere? Eri tu. Mi fa specie che t'ho fatto lavorare solo perché eri suo cognato. Ma che vuoi da noi? Mi domanda che voglio. Se non mi ridai tutti i soldi io chiamo l'amico mio che c'ho lì fuori, faccio fare tutto un macello qui. E io chiamo le guardie, poi che gli racconti al commissario che ci hai istigato tutti e quattro al delitto. Vabbè, allora mi avete proprio fregato. Ma come? Mi siete approfittati di un'orfana, senza padre e senza madre, perché ci avete apposto nel cuore? Una pizza! Ditemi che avete scherzato! Io c'ho più una lira! Amore, qui se stiamo a giocare i soldi, mica se stiamo a divertire. Pian po' le palle, va. C'ho più una lira. Non hanno scherzato.
Fatteo di Giova, te sei sbagliata. A Roma non s'ammazza per moneta. Tu c'hai una merce che è più che ricercata, è quella che dovresti barattare. Non t'abbiocca, datte da fa. Noi stiamo qua, noi stiamo qua. Adesso dimmi a chi mi posso rivolgere. Non c'è più niente da fare. Anche se mi vendo la pelliccia su 4.500, che c'è fa? Un altro po' di prosciutto. Oh! Prosciutto. 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 Non fa così. È la figlia. Ci soffro. Non sai che ti voglio bene. Perché io no, eh? Tu mi sei sempre piaciuto. Da mo. E invece niente. Perché sono sposata e c'ho rispetto di me stessa. Ma c'ho una voglia. Ma io non è che cerco proprio il piacere dei sensi, hai capito? Io voglio l'amore. E scusa, non è giusto. Ogni essere umano c'ha diritto all'amore. Io non sono mica diversa. Ma se tu mi vuoi bene, io ti voglio bene. Se mi vuoi bene, ci va presto a di. Oh, ma allora, se è proprio vero che mi vuoi bene, mi desideri tutte le notti. Ricche, fammelo te sto piacere e dammi la prova. Io la prova te la do. Ma tu me lo vuoi dimostrare che mi vuoi bene? Ma me lo vuoi dimostrare in qualche modo? Eh? Vuoi la prova pure te? Eh sì, certo. Non è che poi mi buggeri pure te, dopo. Mi fa specie che tu pensi questo di me. Senti, andiamo a parlare di sopra. C'è l'acqua corrente. Questa è una trattoria dell'amico mio, stavo bene. No. Vabbè. Se non sei nello stato d'animo, se potremmo vedere stasera. Ma che stato d'animo, Riché? Sono 2 anni. 2 anni, Riché. Riché, 2 anni. 2 anni, Riché. Io vado di sopra, Ma chi è? 2 anni. Il conto? Non posso, dopo. Dove? Di là. Come si è fatto tardi. Oddio. Allora siamo d'accordo, Righi, lo vado a pia io al cantiere e te lo porto via al canale, va bene? Ma non t'impiccià. So cose da uomini. Tu basta che mi aspetti all'osteria dopo la disgrazia. Righi, ma allora non hai capito niente, figlio mio. Bisogna che ce la porto io a quel punto del canale. Perché c'è un solo punto pericolante. Se casca di sotto lì, allora pare una disgrazia. Capito? Allora, io vado avanti. Lui mi viene appresso. Tu ci aspetti al buio. Quando ci senti arrivare, vieni fuori, e gli dai una spinta. Ho capito, è la quarta volta che mi spieghi come devo fare. Ma tuo marito piuttosto sa nuotare. Ah, Righi, ma si sapeva nuotare, dicevo di buttarlo nel canale, non ho capito. Oh, ma pare rimbambito. Dammi 5 minuti, poi ti rispiego tutto un'altra volta. Amore, e mo basta, e con sti canti e con sti suoni. Quello è mio cugino e suona quanto gli pare e piace, vi sta bene? Sono. E tu chi sei? Sono nuovo, sono uscito da bottega l'altra settimana, ho fatto 6 anni, un errore giudiziario. C'avete un goccetto di cognac?
Che ti senti male? Io? Ce ne ho bevuti quattro. Se sapessi. Beh, che c'hai da guardare? Ma tu chi sei? Lascialo perdere che è uscito adesso dal carcere. Carcere? Qui ci andiamo tutti. Che ci avete inconscetto le gogne anche sul Gaudenzio? Sarebbe una cosa urgente. Mazza, se è urgente. E questo? Ah, voi te no voi? Oddio, ma che ho fatto? Che freddo, signora mia. Ma dato che c'è stato uno che mi ha dato una spinta all'oscuro e mi ha buttato nel canale. Io... E così sto scivolando. No. Ma come se non fosse così sbagliato. Da se c'è gente che va a campare. Amore, ma chi è quella? Signor Namo, va, fatevi coraggio. Giovanna. A corba e tu a Giovanna non sei rimpinza. Giovanna, lo sai che a me sta bene. Un uomo che ha da fa una prepotenza. Si uno magna troppo, gli viene la sonnolenza. Trova un altro e non lo fa magna. Non t'ha piocca da te da fa. Tu devi da ricominciare. Che vuoi da me? Sotto spezie di confessione e di purissima coscienza, una donna innamorata d'un giovane induce un solenne frate, senza avvedersene egli, a dar modo che il piacer di lei avesse intero effetto. Concilio ecumenico. Ma dove sei che c'entra? Monsignor Filippo Arcudi, vicario regionale dei padri Caracciolini, arrivò a Roma quale auditore sostituto alla terza sessione del Concilio Ecumenico un venerdì mattina col volo 678 delle 10.42. Siccome aveva diritto ad un accompagnatore completamente spesato, si era portato dietro il nipote Vincenzo, che da anni gli faceva da segretario e che non aveva mai visto Roma. Vincenzino! Vieni! Sono... Allora, giovanotto, sta camera! Un momento, la prego! Pronto? Mi dia per favore il foro romano! Questo è un hotel di primissimo ordine, attrezzato ecco, ad... Ecco, spero per voi! Personale tutto maschile, anche la telefonista! Pronto, è lei il direttore? Qui è Don Carlini che parla, mi dà per favore la situazione? Estamos completos! Eh? Quale monsignor mi manda con il taxi? Ma non c'entra un chiarogo. C'è posto, una camera. Corra però, monsignore, corri, Vincenzo. Taxi. E se ne vada. Ma che te hai messo? Perché? Che c'è? E vai in giro così per l'albergo? Più che vestirmi a lutto, che posso fare? Me l'hai fatto tingere di nero? Beh, si sarà ristretto un po'? Un po'? Un po'? Il monsignore del 206 vuole un inginocchiatoio imbottito. L'ha visto da monsignor Palletta. Pronto? Guarda, sì, se viene da io. Te non mollare. Ma che sta dicendo? Se no, se si sparge la voce, lo vogliono tutti. Dicami, non me li avrà mandati davvero? E glieli mando a dormire al Colosseo. Quanti sono? Due. Un segretario, un monsignor. E io dove li metto?
Vai in camera tua, così torni a dormire con tua moglie. Mettila giù, che te vedono. Ma sì, figurati che mi importa di dormire con te. Ma se ci hanno fatto sostituire le cameriere con todos hombres viejos, cambiare le stampe delle Naiadi con quelle della Via Crucis, ma non te entra in la cabeza. Non è un albergo, è un convento, lo so, lo so. Scusi, direttore. Che passa? Può venire un momentino in sala? Vengo subito. Resta un poco tu e dammi una mano. Finirà anche sto concilio. Ah, sì. L'ultimo durò 35 anni, più quelli che c'hai, fatti un po' il conto. Ehi, Ela. Vincenzo. Deve essere una camera doppia con bagno prenotata a mio nome. Ecco, questo è buono e questi sei i documenti. Beh, se c'è qualche difficoltà. Ehi, ragazza. Dico, Ela. La me guarda in faccia. Dica, dica. No, la dica Ela. Che c'è delle difficoltà per questa benedetta camera. La dica, signorina. La parli! No, no, signore. Non c'è nessuna difficoltà. Lei ha prenotato. E poi c'è il buono. E quando uno arriva col buono, non lo si può mandar via. Ah, meno male. Però andiamo, cosa sei che si aspetta? 303. Grazie. 304. Grazie. 305. Grazie. Un momento, scusate. Sentite, voi siete francescani? Sì, 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 dal convento di San Detole. E allora avete fatto il voto di povertà? Di povertà, di modestia. E di tante altre cose. Bravi, bravi. San Francesco disse, cammina, prendi tutto quello che possiedi e dalla ai poveri. Eh già, mi pareva. Non possiederai due tuniche. Né due paia di sandali. Né due bastoni. Né tasca. Né tasca. E se due bastoni sono troppi, tre camere in sei è troppo lusso. Quasi un peccato. Che direbbe il poverello d'Assisi? Non vi pare? Fatto. Tutto a posto, monsignore. Ecco. Vincenzino. Furio, monsignore è il suo segretario al 303. Porti sul bagaglio. Fra Saverio verrà con noi. E noi ci prendiamo fra domenichina. Mi raccomando, la sveglia ogni due ore. La prima sveglia a mezzanotte. E la seconda invece alle due. E la terza gli alle quattro. La quarta alle sei. E l'ultima all'otto, col caffè e latte. Matteo. Buongiorno. Buongiorno. Ispirazione dogmatica GM come segmento. Devo sottolineare l'importanza
Aspetta. Pronto? Eh? Quale bella notizia? No. E la mediga, sta camera, la sei comunicante con la mia? Ah, no? E dove la sei? Oh, chissà dove sei. Va bene, meglio che niente, grazie. Oh, per carità, il piacere è tutto nostro. Stasera ti passi alla camera 412, capio? Eh? Forza! Forza, fratelli, siamo arrivati! È una bellezza! Sì, avanti, avanti, venite, fratelli! Su, aiutatemi! Forza! Come vi starà bene tutti insieme? Il paradiso! Che bella stanza, spaziosa, grande! Il dono del Signore! Centra, centra, lo mettiamo questo. Entro lì! Oh, bravo! Che cieco! E chi te molla? Tanto, monsignor! Oh! Monsignore! Oh! E ora, Vincenzo, ti consegni sta lettera personalmente e ti aspetti la risposta e poi, se ti basta tempo, te passi al vicariato. Sgabello! Scusi, zio. Proprio sora. Ciappa la coperta. Dammela, dammela, fa solo da me. Va via, via. Su, cosa ti aspetti? E mi dà qualche soldo per prendere il tram? Il tram? Alla tua età?
A piedi, figlio mio, vai a pie che ti fa bene. Metti il cartello, non disturbare. Va bene. Chi sei? Permesso? Non l'ho attaccato il cartellino fuori dalla porta. Sì, sì, c'è il cartellino. Ed è meglio che ci sia, così nessuno viene a disturbarci. Disturbare? Ma di che disturbo la parla? Monsignore, non so più cosa fare. Ho un problema così grave, così difficile. Mi creda, le ho provate tutte, ma è inutile, non ce la faccio. Ah, sì, ho capito, ti devo confessare. E vabbè, vado a giocare la mia storia. No, non mi voglio mica confessare. Oh, va bene, dimmi cosa che sei. Ecco, lei è l'unico che mi può aiutare. Se raccontassi tutto a mio marito succederebbe. E affrontare quell'altro non posso. Oh, ciapo la stola. Ma io non ho nulla sulla coscienza. Ma scusa, ti mi hai appena detto che sei un altro uomo. Che tipo di uomo sei? È suo nipote, monsignore. Mio nepote? Vincenzino? Sì. Non capisco. Cosa c'entra Vincenzino con te? Mi perseguita. E te perseguita? Vincenzino? E come? Con gli occhi, per ora. Da quando siete arrivati, dal primo momento, me li ha piantati addosso e non me li ha più levati. Ma no, non è possibile, se piccolo. No, figlia mia, Vincenzino, sarà stata una tua impressione. Impressione, monsignore. Fissarmi così, in quel modo, con rispetto da porco. Mi scusi, sa, ma non ho altre parole. Ma mica, mi strizza l'occhio, mi fa dei cenni. Figliacco. Se per caso mi capita di salire su una scala, mi guardo giù e... Santissimo Camillo, ma cosa ti medisi? La verità, monsignore. Anzi, molto meno. Non so come, cosa ha intrallazzato con il segretario. Chissà che mancia gli avrà dato. Questo è proprio impossibile. Beh, comunque, è riuscita a farsi mettere nella stanza comunicante con la mia. Adesso sono costretta a spogliarmi e a rivestirmi al buio. Perché siccome non gli bastava il buco della serratura, ha fatto altri tre buchi alla porta. Tre! Io li tappo e lui li stappa. Li tappo e li ristappa. Sì, li tappo sì, e... Capisco, Titi, li tappi e lui li stappa. Monsignore, sono completamente nelle sue mani. Io, col mio contegno, ho fatto tutto quello che potevo per scoraggiarlo, ma non capisci? Ecco, gli parli lei. Gli dica che mi lasci in pace. E che non approfitti che mio marito è sempre occupato e non si accorge di niente. Non è possibile. Non che posso creder. Lo conosco troppo bene. Lo che tira su me sotto la mia tonaca. Sono il suo confessore. Aspetta. Ti devo dire una roba, sa. A 23 anni, nonostante 10 mesi di militare a Bari, non sa ancora. Voglio dire, non sa. Non sa neanche come che si è fatta una donna. Ah, sì? Vincenzino, il vuole arrivare puro al matrimonio. Monsignore, Vincenzino ha cambiato idea. E allora Vincenzo il cambierà camera e lo farà a tocchi. No, monsignore, non le ho chiesto mica questo. Tapperò i buchi. E poi, senta, basta che gli parli lei, che gli dica tutto, ma tutto, eh? E sono sicura che Vincenzino capirà da sé quello che deve fare, qual è il suo dovere. Se incapisce, proprio incredina. Buongiorno, zio. Avete bisogno di qualche cosa? Non sono entrato da voi perché ho visto il cartellino. Quello è il bagno. È una camerita piccola, ma con tutti i comfort. De là ci sta un tipo molto nervoso. Dovrebbe essere un pretin della Cappella Sistina. Pretin? Della Cappella Sistina? Ma cosa ho dito? Da stasera ti torni a dormire in camera mia. Thank you.
Sì, avanti. Non sono da voi insaponare da solo. Demo, forza, entra. Cosa ti aspetti? Ah, ti senti? Sì. Cosa che sei? Vincenzo. Ancora? Sì. Cosa te che ha fatto? E te che ancora guarda? Peggio. E te che ha strisa l'occhio? Peggio. E allora cosa te che ha fatto? E te che ha... E te che ha fatto delle proposte? Peggio. Beato Saverio. Pescatore. Confessa! Confessa! Perché non mi crede? Bugiardo, svergogna, peccatore! Confessa! Dimmi no. Che stanotte ti ha cercato di entrare in camera sua. Non ho fatto niente! Sapendo che ella la dorme da sola e che quel povero disgraziato è il marito e sia al piano di sopra. No! Sì, dillo, confessa! Senti, Vincenzo, confessami, Temasso, te rompo il braccio. Non è vero, che lo giuro, perché il crede a quella e non a me. Ti vuol che ti creda? E allora va bene, spieghimi, rispondimi. Perché questa donna vorrebbe raccontare tutto questo cumulo di fandonia, eh? Prova a spiegarmelo, se ti può, eh? Perché? Dimmi perché! Eh già, perché? Allora, Vincenzo, la prima volta te ho creduto, ma stavolta non te credo. Però va bene, lasciamo perdere. Errare humanum est, eh? Ma la terza volta... Guarda, Vincenzo, se quella donna mi venisse a fare ancora una lamentela piccola così... Temasso, sì, Temasso, te scomunico, te licenzio e te rimando al tuo paese! Intesi? Sì, intesi? Sì, zio. Sì. Ho capito. Sì. Ho proprio capito. Cosa ti fa? Non ti mangi la costa? Non ho fame. Alla tua età si deve mangiare. Se no ti tendepolissi. Ho una roba urgente, zio. Perdonate. Ma figlio mio, non te puoi aspettare al manco che abbia finito sto tocchettin de pan. Dove cavolo hai posto la lettera di tua sorella? La lettera di chi? Mi sorella. La mia fa sentire. Tua sorella, mia cognata. No, mi sorella, tu nonna. Ma chi è? Signora. Signora? Niente. Non è nessuno.
Ma sparisci, sloca! Sparisci! No. Signora, ma che mi cosa la gatta abbia pensiero? Ma di un po', dovevi cercare proprio adesso la lettera di tua sorella? Pronto, vorrei parlare con Monsignor Arcudi. Pronto? Pronti? Pronto, siete voi zio? Sono me. Oh, ti senti, Vincenzo, oddio, c'ero tanto preoccupato, dimmi cosa sei successo. Zio mio, mi sono perduto, venite a prendermi. Ma sono disgraziato. No, non gridate così, zio. Pronto? Zio, fate conto che state parlando con un malato, come abbiate malato? Pietà. Ti sei in ospedale? Ma no, no, zio mio. Su, rispondi. Credo d'essere matto. Matto? Matto, matto, no, non cretino. Matto, malato, un maniaco sessuale. Maniaco? Sessuale? Ho offesi quella donna, zio. Buona, pura. Ah, che avevo ragione, ti vuol dire la signora Beatrice, eh? Sì, sì, è lei, zio. Tenetemi nella vostra camera, zio. Non posso star solo. Pronto? Zio? Sì, ho capito, ho capito. Zio, allora venitemi a prendere, subito. Va bene, dove ti sei? Dove ti sei? Dimmi il nome della strada, il nome che vengo a prenderti. Non so dove che sono. Pronto? Mi son perso. Domanda. Adesso domando. Aspettate, zio. Scusi, dove siamo? A Via Veneto. Monsignore, avrei urgente bisogno di parlarle. Di cosa? Da sola, in privato. Mm. Entra! Aspettami qua, resta fermo, ti capio, fermo! Posso averlo fatto, se sono sempre con te. Di notte! Dimmi che dal sonnifero, assassino, a me, che col soffio al cuore. Vincenzo! 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 Vincenzo? Vincenzo, apri la porta. Vien fuori, così te coppo. Vincenzo, vien qua, che te masso prima che te massi il marito. Brutto cretin, quando ti volevi andare in camera della moglie, che c'era il marito, ti capio, il marito. Allora c'era il marito? Sì! Vincenzo. Vien fuori, immediatamente. Vincenzo? No. Va bene. Prima o poi ti dovrà venire fuori, prima o poi! E sta sicuro che mi di qua non mi muovo! Ipocrita! Ipocrita! Lui intanto mi tradiva, Giuda! Ti sei un Giuda! Davanti recitava il mia colpa e da dietro, cosa faceva De Brio? Il tramava quell'altra schifosissima prodessa di grotta ferrata! Perseguitando quella povera donna, perseguitandola e seguendola fino alla casa dei suoceri. Sattiro! Sattiro! Dove la deve andare a rifugiarsi, eh? Per star tranquilla. Dove? In America! In Cina! No, zio. Bastonatemi pure, ma voglio andare in fondo a questa storia. Siccome mi sono innocente e così ve lo voglio dimostrare. Ai, mi fate male, zio. Preferirei che parlassimo con calma. Cosa sarebbe questa grotta ferrata dove l'avrei inseguita? Una fortezza? Un paese? Paese! E come sarei andato se non so neanche dove sta?
Semplicissimo, mio amico. Dai! Col tram! Che numero? 42! 42? E con quali soldi mi sarei pagato il biglietto, se non mi date mai una lira? Me li hai rubati, me li hai! E ti mega dal sonifero! E arrivato in questa benedetta via Buonarroti de Grotta Ferrata, secondo sta signora, come sarei riuscito a capire quale sia la sua villetta? Ce n'è una sola? Che ne c'è una sola? Una sola col cognome del marito! Carloni si chiama! Ma per entrare, come ho fatto? Ti ha scavalcato il cancello come un delinquente e ti sei salito sulla scala, ecco! Fai un... no! No, zio, la bottiglia no! Fai... no, no! No, zio! No, zio, la bottiglia no! E se non avessi fatto in tempo a sprangarla in faccia quella poveretta? Ah, sai che penso a cosa poteva succedere? Così finalmente presero l'un dell'altro piacere e moltissimo insieme con gran diletto si sollazzarono. A tal punto che la giovine donna, presa di grande riconoscenza per colui che tanto disinteressatamente l'aveva aiutata a raggiungere siffatta letizia, si ripromise di trovare una maniera acconcia per ricompensarlo. E trascorsi 15 giorni di pensamenti, alla fine la trovò. Buongiorno, monsignore. Buongiorno, Fia. Ho una bella sorpresa per lei. Parmi? Le ho trovato una bella camera singola, con tanto sole, illuminata. No, e poi si vede anche San Pietro, sa? E San Pietro lo vedo anche dalla mia camera. Eh beh, no, monsignore, è mio dovere. Non posso più permettere che lei continui a dormire in due, a sacrificarsi in fondo per colpa mia. Eh beh, ma... ti dissi che ci possiamo fidare? Ormai. Sì, sì, ci possiamo fidare, ma credo che abbia proprio capito. Sì, finalmente l'ha capita. Grazie a lei, l'ha capita. Sì.